Buongiorno, io ho appena fatto la mia prima figuraccia della giornata, speriamo anche la prima e l'ultima, e stavo facendo quella registrazione che va tanto qui su YouTube tra le influencer, ovvero tipo se vai a fare sport ti inquadri l'orologio magari per far vedere che ore sono, così. E, però siccome non aveva messo a fuoco, tenevo il telefono così e siccome avevo l'altra mano impegnata nel mostrare l'ora, c'è qualcuno dietro, e ho messo a fuoco con il mio naso sul telefono e nel mentre passava una ragazza che era già stata a correre tra l'altro e quindi sono in ritardo. E vi devo dire che pensavo anche di non uscire oggi a camminare. Perché il tempo è proprio brutto, ecco, lo vedete. E dovrebbe anche piovere stamattina, però a parte che fa freddino, infatti mi sono coperta bene, sotto la maglietta a maniche corte, questa magliettina a maniche lunghe però leggera, e poi ho messo l'impermeabile. Tanto comunque sto vicino casa, se inizia a piovere torno indietro. Però ecco, se fa giusto due goccioline potrei anche resistere. Soliti pantaloncini a pinocchietto che ho portato per tutto l'inverno. Comunque io sto riniziando a fare video dopo più di una settimana che non registravo, quindi di nuovo non sono abituata, in più non so proprio nel mio periodo migliore del mese perché mi deve arrivare il ciclo e ho contato oggi. Che appunto oggi è il 24° giorno dal ciclo e quindi è proprio il periodo quello nero più buio, però se ho visto gli scorsi mesi, se io già sto registrando video, non è un problema, riesco comunque a gestirlo, ve ne parlo se sono un po' depressa, però sono abituata a registrare e quindi non succede nulla. Ora che ho avuto questa pausa, allora, devo attuare questa tecnica ormai ogni volta che vengo a camminare. Se inverto il senso di marcia, si dovrebbe sentire meno il vento. Quindi il vento a questo punto immagino che tiri sempre dalla stessa parte qua. Però si sente anche qui. Vabbè. Comunque, vi stavo dicendo che mi sono un po' disabituata a parlare davanti al videocamera e ieri non ce l'ho proprio fatta, avrei dovuto riniziare ieri a registrare video, ma cioè, ieri ero veramente depressa, cioè lo posso proprio dire, tanto comunque ve l'avevo detto, è una depressione naturale che se ne va, cioè che viene e se ne va velocemente nel giro di qualche giorno, ma è a tutti gli effetti una depressione. Ieri io non riuscivo ad alzarmi proprio dal letto, non trovavo proprio nessuno stimolo che mi facesse dire mi alzo e faccio queste cose. A un certo punto mi sono alzata perché comunque dovevo lavorare, infatti mi sono messa davanti al computer e ho lavorato. Era una bellissima giornata ieri a differenza di oggi, ma non avevo neanche la forza, vabbè ora qui c'è troppo vento, di uscire fuori e fare una passeggiata. Allora, io ho trovato questo spot cavalletto sul tronco dell'albero. Adesso non mi metterò tanto a chiacchierare, solamente per provare a vedere se si sente il vento o meno. E nel frattempo sto facendo ruotare le gambe, perché mi sento proprio le anche bloccate, perché anche camminando però si cammina sempre in questo verso, invece io ho bisogno proprio di ruotare la gamba. E nulla, questa è una prova per vedere se si sente bene l'audio. Allora, vi faccio vedere, ho trovato questo spot qua su questo tronco, perfetto per mettere il telefono, vedete? Solo che rimane un po' storto il telefono e quindi per livellare ho messo queste cuffiette e l'ho trovato proprio qua al confine perché pensavo si sentisse meno il vento, ma a quanto pare no, oggi c'è proprio tanto vento, quindi ora finisco di fare questo esercizio e poi vado a casa. Allora, sono appena tornata a casa, fa caldissimo, mi vado a fare una doccetta, no, anzi, prima sistemo la casa, mamma mia che capelli,
Sistemo tutta la casa, mi faccio una doccetta, mi vesto, faccio colazione e poi riaccendo la videocamera mentre sto facendo colazione, così facciamo quattro chiacchiere. Nel mentre metto anche in carica il telefono, che io puntualmente la sera mi dimentico sempre di metterlo in carica, e quindi la mattina poi adesso sto già al 4%. Allora, colazione preparata, ce l'ho tutta disposta bene qua sul tavolo, vi faccio vedere. Ho fatto il mio solito cappuccino, cioè che non è cappuccino però perché non ci metto il caffè che ho già preso stamattina presto. Quindi questo è solamente latte montato, guardate che bello poi in questo bicchiere così di vetro, bellissimo, very Instagrammable. E poi pane bruscato. E ho il burro d'arachidi e la marmellata non ce l'ho, e quindi utilizzerò burro d'arachidi con il pan di stelle. Peccato perché in realtà preferisco un po' l'acidulo della marmellata piuttosto che il dolce del pan di stelle. Però vi devo raccontare un sacco di cose. Iniziamo con una disavventura che abbiamo avuto appena siamo tornati qua in Puglia, perché adesso comunque siamo in Puglia, se non l'avete capito. Allora, prima di iniziare a raccontare, mi sono resa conto che stamattina non, cioè sì, forse buongiorno ve l'ho detto, ma non vi ho detto che giorno è, cioè non ve l'ho contestualizzato effettivamente questo vlog. Io sto riniziando a registrare dopo più di una settimana completamente off, perché vi avevo detto che il mio fidanzato si era preso un pochino di ferie e quindi non avrei registrato. Poi oggi siamo a martedì 26 marzo e noi siamo tornati qua in Puglia venerdì scorso, venerdì. Comunque vi devo raccontare un sacco di cose, però come al mio solito inizio poi a perdermi. Allora, ho dovuto cambiare la batteria, era rimasta quella, boh, dell'ultima volta che avevo registrato, tipo appunto più di una settimana fa. Comunque, per farvela breve, siamo arrivati qua venerdì sera verso le 9, e appena abbiamo aperto la porta di casa, abbiamo sentito una puzza veramente nauseante, proprio una cosa. I primi secondi ho pensato che avessimo lasciato l'immondizia, ci fossimo dimenticati di buttare l'immondizia, ma l'odore era veramente, cioè era proprio una puzza, non era un odore, è veramente troppo forte per essere della semplice immondizia. E allora, dopo pochi secondi, abbiamo capito quale fosse il problema. Il problema, in poche parole, è stato che noi abbiamo staccato, cioè il mio fidanzato ha staccato la corrente prima di andare via, senza pensare che il frigo fosse pieno, ci fosse del cibo dentro. E quindi potete immaginare. Comunque, essendo tarda sera, mi è venuto in mente di riattaccare la corrente e non aprire il frigorifero, perché appunto sarebbe stato meglio lasciar di nuovo congelare e raffreddare tutte le cose che ormai erano marcite dentro. Sì, vabbè, questo discorso ora che mi sto per mettere a fare colazione non è il massimo. Comunque, potete immaginare quello che c'era dentro. Nel freezer c'era della carne congelata, c'era del pesce. Comunque, meno male che c'è stata tutta la notte, tutto il tempo per far di nuovo congelare il cibo. E la mattina poi mi sono messa qua, mi sono messa le mascherine che c'erano rimaste dal Covid, le mascherine quelle ancora integre, intatte e nella loro confezione, e ho aperto. Allora, nel frigorifero c'avevo lasciato dei cavolfiori, della verdura di casa, che comunque quella, lo sapete, ve lo dico sempre, si mantiene bene, siccome siamo mancati poco più di una settimana, mi sembra, quelli potevano benissimo rimanere in frigo. E però col frigo spento, cioè, tutti
tutti i piani del frigo avevano creato una sorta di vellutina, cioè sembrava tipo un bosco. Aprivate il frigo e era tipo tutto verde, una cosa orrenda. Il problema però non era tanto quello, perché una volta pulito, cioè la muffa poi se n'è andata e non ha lasciato odore. L'ho pulito bene con l'aceto, un sacco di passate, e poi l'abbiamo lasciato più giorni aperto questo frigorifero, ovviamente staccato. Abbiamo tolto tutte queste cose, ovviamente le abbiamo buttate, e con la finestra spalancata, nel giro di qualche giorno, bene o male, l'odore se n'è andato. Il problema era quello che c'era nel freezer, che ha veramente impregnato proprio la plastica dura dei vari ripiani, che poi ho lavato bene a mano con la spazzola, il detersivo per i piatti, l'aceto, insomma, varie cose, e poi le ho messe nelle lavastoviglie. Ora il frigorifero l'ho riacceso, l'ho acceso ieri, però siccome noi rimarremo qua questa settimana e poi di nuovo ce ne andremo, lo svuoterò, e quando venerdì lo svuoterò, e poi rimarrà per un po' di settimane aperto all'aria, perché magari tirerò giù la tapparella della finestra e farò passare un pochettino d'aria. Comunque, io adesso faccio colazione, perché sennò il latte mi si fredda, non riesco a parlare, mangiare un pochettino e poi continuare a parlare. È meglio che mangio tutto e poi vi continuo a raccontare un po' quello che è successo in questi giorni. Eccomi qua di nuovo, ho finito di fare colazione. Non mi piace poi se si fredda il latte, inzuppare il pane nel latte freddo non è il massimo. Allora, che vi stavo dicendo? Vabbè, a parte questa cosa del frigorifero, questa disavventura, vabbè, noi quando andiamo via solamente per una settimana non stiamo a staccare la corrente, però stavolta non lo so, il mio fidanzato voleva essere molto previdente e quindi ha staccato la corrente, ha staccato l'acqua, però l'ha fatto in autonomia, non me l'ha detto, e poi me l'ha detto, ma ponendo molta più attenzione sul fatto di aver staccato l'acqua quando stavamo in viaggio, quindi non ci abbiamo proprio pensato. Anche lui non, cioè, non ci ha proprio pensato che ci fosse il frigorifero pieno, che poi in realtà c'erano veramente poche cose, perché ero andata a fare la spesa e avevo messo delle cose con lunga scadenza in modo da trovare del cibo quando saremmo tornati, ovvero questa settimana. Quindi c'era del pane congelato in un freezer, due vaschette di salumi a lunga conservazione, un po' di formaggio anche quello a lunga scadenza. Però vabbè, abbiamo dovuto buttare tutto, tra cui anche la marmellata. È per questo che, meno male che avevamo queste due cose nella dispensa e stiamo utilizzando queste. Comunque, a parte questo, la scorsa settimana siamo stati molto bene, immersi proprio nella natura, nella campagna. Siamo stati nel Lazio, e abbiamo girato tantissimo in bicicletta. Abbiamo due biciclette elettriche, quindi abbiamo fatto tantissimi chilometri e siamo stati proprio veramente bene. Mi sono anche un pochino abbronzata, ma non si vede assolutamente dalla videocamera, e forse non si vede neanche più dallo specchio, non lo so, perché io ormai sono abituata a vedermi così. Però calcolate che tutte le giornate erano calde, soleggiate, e ogni giorno mi mettevo la crema solare protezione 50, avevo il naso proprio rosso. Ora no, non si vede quasi più in realtà. E quindi siamo stati benissimo. Siamo tornati qui venerdì scorso, come vi ho detto, e saremo fino a venerdì o sabato, non lo sappiamo ancora, vediamo quando ci andrà di ripartire. Torneremo nel Lazio, saremo lì il giorno di Pasqua e Pasquetta, e poi il mio fidanzato si è preso un'altra settimana di ferie. E partiremo per il Portogallo. E questa volta partiremo, cioè, allora, io in Portogallo ci sono già stata e sto organizzando tutto il viaggio. Lui non c'è mai stato e partiremo per la prima volta con la sua famiglia, quindi con suo padre, sua mamma e suo fratello.
Facciamo tipo una mini vacanza di famiglia. Di famiglia, sì, una mini vacanza in famiglia. Quindi, però, anche prossima settimana qua sul mio canale non ci saranno video, perché mi godrò la vacanza e invece di parlare alla videocamera parlerò con le persone appunto con le quali vado in vacanza. Però, siccome sono io ad organizzare il viaggio e quindi tutte le varie tappe, posticini da vedere e da provare, stavo pensando di registrare tutto con il telefono, quindi fare proprio dei mini video che poi monterò e caricherò però successivamente. Quindi la settimana successiva, quando rientrerò, mi metterò a lavorare a questi piccoli shorts che poi vi pubblico qua sul canale. Quindi diventeranno delle mini guide, per esempio sulla città di Porto, cosa vedere. Magari le faccio un pochettino creative, perché so che già ce ne stanno tante, e a me però devo dire che quelle mi piacciono molto e mi aiutano molto a pianificare il viaggio. Quindi magari anche se mi piacciono delle cose, dei posticini, chicche varie, le inserisco in questi mini shorts, così mi rimane il ricordo, ma non mi stresso troppo durante il viaggio e mi godo il viaggio. Poi però in compenso, tornata dal Portogallo, ci saranno più video, forse anche magari il sabato e la domenica, perché per 2 settimane starò da sola, tornerò nel Lazio, cioè farò un po', cioè no, farò un po', farò proprio come una pallina da ping pong, ma lo sto già facendo. Allora, il mio fidanzato tra aprile e maggio sarà un po' dappertutto tra l'Italia e l'Europa. E infatti, dopo essere andati in Portogallo, lui non ci sarà per 2 settimane, quindi io tornerò nel Lazio e starò a casa in campagna con la mia famiglia. Cioè, in realtà, quando lui non c'è per lavoro, io posso tranquillamente rimanere qui in Puglia, però a me, visto che comunque non ho figli che devono andare a scuola, a me piace tornare dalla mia famiglia e passare un po' di tempo con loro. Quindi tornerò lì. E visto che appunto lui non ci sarà, sarò più libera, potrei anche registrare magari video tutti i giorni, quindi anche il sabato, la domenica, andremo a fare le passeggiate in campagna, al mare. E poi sì, sarà un susseguirsi di settimane in cui io sarò un po' qui, un po' nel Lazio, poi lui dovrà anche andare all'estero per un paio di settimane e pensavo, questo però verso maggio, pensavo di andare dalla mia amica a Milano, quindi anch'io mi sposterò un pochettino e vi porterò con me. Allora, io mi vado a fare un tè. Che ore sono? Sono le 14. Beh, è passato un pochino dall'ultima volta che ho registrato. Allora, intanto metto sull'acqua e poi vi dico. Tè fatto. Allora, mi metto un pochino qua sul divano. Oh, mamma mia, che faccia! Vabbè, io ormai, no vabbè, cioè non ormai, comunque quando c'è qualche occasione carina mi trucco, altrimenti non mi trucco e non ho comunque problemi a mostrarmi in questo modo. Però mi accorgo poi dall'editing dei video, riguardandoli, che ci sono effettivamente delle giornate in cui anche senza trucco non sono così male, e invece altre giornate in cui... Ma poi soprattutto la cosa che mi dà più fastidio è avere tutte queste, cioè tutta questa infiammazione proprio in questa parte del mento e laterale al mento, che mi va, cioè non so se vedete, mi va proprio a sformare l'ovale, cioè mi rende molto più grossa qui. E poi dopo, quando se ne vanno tutte queste bolle, l'acne, mi lasciano queste macchie, e toccandola qua in questo punto la pelle si sente che è tutta un po' ruvida, addossosa, e quindi, cioè, è proprio brutta la pelle. Anche qui il mento, vedete? Qui è più come dovrebbe essere, e poi qui va all'ingiù, cioè è storto, ma è dovuto semplicemente a questo brufolo che era ancora più gonfio giorni fa e adesso si sta sgonfiando e mano a mano rientrerà. E mi sta squillando il telefono.
Eccomi qua di nuovo. E nulla, tutto questo per dirvi che sono un adolescente e quindi è normale avere questi problemi in adolescenza. Beviamo un po' di tè. Allora, comunque, a parte gli scherzi, sono gli ormoni che mi causano questi problemi. A parte l'acne, come vi ho detto ieri, per riprendere il discorso di stamattina, mi ha fatto proprio un effetto stranissimo, ma io calcolate che anche oggi sto un pochino nel mood di ieri, ma sto cercando di combatterlo anche registrando questo video, perché magari voi non avrete questa sensazione, ma io sto proprio facendo uno sforzo nel parlare. Cioè, io volendo potrei rimanere anche proprio giorni interi senza parlare e per me non sarebbe un problema, cioè sarebbe una grande liberazione perché parlare per me è un grosso sforzo, cioè so che ci sono persone che parlano normalmente, raccontano, per me invece non è così e soprattutto quando ho questo periodo del mese fatico molto e infatti il registrare video, ve l'ho detto sempre, mi serve come terapia per tirare fuori quello che ho, ma mi serve anche proprio per tenermi allenata, cioè so che suona un po' da psycho, però tenermi allenata per parlare. Allora, io per esempio allo scrivere, quindi al buttare giù i propri pensieri, preferisco il parlare. E anche a scuola ero così, quando c'era per esempio da scrivere i temi, io faticavo veramente tantissimo, cioè fatico proprio a buttare fuori quello che ho dentro in testa e psicologicamente se so che ho del tempo per scrivere mi viene ancora più difficile, mentre se so che non ho tempo e devo semplicemente buttarlo fuori a parole, per me risulta più semplice. So che invece solitamente è il contrario e per esempio a scuola di solito le persone introverse riescono molto di più nella parte scritta piuttosto che nella parte orale, mentre io vi stupirò, ma riuscivo molto e non mi vergognavo assolutamente quando c'era da parlare, quindi se ero soprattutto preparata, non avevo nessun problema ad esporre ad alta voce davanti agli altri, questo sia tipo alle medie, alle superiori, ma anche all'università, cioè proprio non ho problemi a stare davanti a tante persone a parlare, se so il tema di cui sto parlando e se sono preparata, mentre se devo fare per esempio la stessa cosa, scritta, e magari ecco appunto non hai tutte le persone che ti fissano, hai il tuo tempo, puoi scrivere, io mi impappino veramente tantissimo e non sono brava nello scritto, quindi è anche per questo che ho deciso di aprire un canale YouTube e spifferare tutte le cose che penso a tutti praticamente. E quindi niente, quando ci sono questi momenti del mese in cui io ho zero autostima, fatico molto a esternare quello che penso a parole e quindi mi chiudo molto in me stessa. Ieri, per esempio, sono stata a casa tutto il giorno, non ho parlato, il mio fidanzato è arrivato piuttosto tardi in pomeriggio, ho lavorato tutto il giorno davanti al computer e sapete già che questa cosa mi aliena molto. Però ieri stavo bene perché era l'unica cosa che non mi faceva pensare. Pensavo anche il fatto che ieri fosse lunedì e non stavo caricando nessun video, e infatti non vi ho neanche avvisato perché proprio è come se non avessi neanche il coraggio in quei momenti di dirlo. Cioè, io mi voglio proprio nascondere come un topolino. E pensavo a questa cosa che non stavo registrando un video, so che non è importante, non, cioè non interessa proprio a nessuno, magari a voi che siete affezionate, che vi piace vedere i video, sì, ma di certo non è che vi cambia la vita vedere o no un mio video
il lunedì, però io comunque ci tenevo a caricare un video ieri perché voglio rimanere costante in questa mia passione e hobby e non voglio che un mio pensiero negativo dovuto a un cambiamento ormonale mi porti a non registrare video per zero motivi, ma semplicemente perché è la mia mente che mi autosabota. E quindi pensavo a questa cosa, ma nel mentre ci pensavo avevo un pensiero autodistruttivo che addirittura ieri in maniera inconscia mi ha portato a pensare no, non registro più video per tutta questa settimana, tanto poi prossima settimana non ci saremo, salto proprio direttamente questo mese e inizierò il mese successivo perché non credo in me stessa, perché proprio nel momento in cui parlo e tiro fuori quello che dico, sento che sto dicendo delle stupidaggini, cioè questo è il pensiero che avevo ieri. Quindi, siccome ormai ho imparato che ogni tot giorni al mese ho questi pensieri, smetto di pensarci e mi metto a fare qualcosa effettivamente di utile. Infatti, mi sono messa lì, mi sono messa a lavorare senza dare troppo peso a queste stupidaggini. E poi, per esempio, ieri sera mi sono messa a leggere un libro, mi sono accesa la candela con una bella tisana calda, mi sono rilassata. Sono stata insieme al mio fidanzato, con lui, diciamo, anche a parlare non ho difficoltà. Poi, per esempio, ieri sera, dopo cena, siamo andati a salutare, la coppia di nostri amici che, oggi poi sarebbe partita e quindi lì ho dovuto fare conversazione e, c'è cioè, la mia amica che parla. Quindi lei riempie silenzi che altrimenti io a volte farei perché ieri, per esempio, non è che mi sentivo molto chiacchierona di parlare, però fortunatamente lei parla, chiacchiera e quindi io la sto ad ascoltare. E le poche volte che parlavo e dicevo qualcosa, cioè mi suonavo strana, la mia voce, che non la sentivo da parecchio tempo, mi suonava molto strana. Ora la mia amica, se guarderà questo video, mi cancellerà dalla rubrica, non mi contatterà più perché. Vabbè, a parte gli scherzi, la mia voce, cioè, mi suonava proprio strana. Non so se è una cosa che succede anche a voi. Comunque, io adesso sto combattendo questo mio stato parlando con voi e tirando fuori tutte queste scemenzuole. Però sappiate che non è una cosa che avevo proprio voglia di fare, cioè lo sto facendo controvoglia, un po' come quando vai in palestra, cioè quando io vado in palestra che ci vado controvoglia, però poi dopo che l'ho fatto, sono felice di averlo fatto perché mi sento liberata e oggi è proprio uno di quei giorni, cioè lo sto facendo proprio per una questione di principio e per non darla vinta ai miei ormoni, che veramente non possono controllare la mia vita. Allora, adesso mi finisco il mio tè e mi rimetto a lavorare. E poi a questo punto io mi sa che termino qua direttamente questo video, così lo edito, sento tutte le stupidaggini che ho detto e se ho abbastanza coraggio lo pubblico. E poi continuo a registrare e a questo punto l'altra metà di questa giornata la pubblicherò poi domani con il resto della giornata di domani, vediamo un pochino come organizzarci. Perché tanto comunque più tardi devo uscire a fare un po' di spesa, devo andare a recuperare dei pacchi, vabbè, questo poi lo vedrete nel vlog di domani. Quindi niente, io adesso mi finisco il tè, vi saluto, vi mando un bacio e grazie per essere arrivati fino alla fine del video, se l'avete visto tutto. E nulla, e ci vediamo poi domani.